E allora ci siamo. Tutto pronto, si aprono le gabbie. Partiti, cavalli della prima corsa del pomeriggio. Parte bene Ask My Glory, ancora meglio il sindacalista che si porta subito al comando lungo la corda. La seconda linea è completata da Winterfill e poi da Stay Kitten che con un volo esterno si porta in vantaggio prendendo subito la corda dopo essere partita dal numero 8 di Steccato. Come detto, la seconda linea è completata da Ask My Glory, poi Sophie Belle, la cortigiana. Al centro della pista troviamo invece la figura di Tago Island. Si procede così con i primi 500 metri percorsi a buon ritmo. Stay Kitten è in vantaggio nei confronti del sindacalista. In terza corsia si presenta Winterfill, poi in quarta posizione Ask My Glory che batte corsie interne, poi con la giubba verde si avvicina anche la cortigiana. Più alle loro spalle ci sono anche Tago Island e Sophie Belle. Paletto dei 400 superato in questo momento con il sindacalista che va a premere su Stay Kitten, la passa di slancio. Ask My Glory che deve trovare lo spazio prendendo la schiena proprio del sindacalista, sta facendo un corsone anche la cortigiana. Nel tratto conclusivo, quando mancano 100 metri dal traguardo, il sindacalista ha debellato gli attacchi della cortigiana e si invola verso la meta. Vince il sindacalista nei confronti della cortigiana e Ask My Glory. Vince dunque il sindacalista che torna sul tema della velocità e risolve senza particolari patemi. Terza affermazione in carriera per il figlio di Bungle in the Jungle, Gabriele Cannarella in sella, training di Sebastiano Guerrieri, colori di Giovanni Vittorio Vitale. Tre al primo posto, ma da segnalare un'ottima prestazione da parte della cortigiana, che dopo il secondo posto nella precedente uscita ha confermato, ma soprattutto migliorato il suo standard. Per il terzo posto è numero 1 di Ask My Glory, 3 al primo, 4 al secondo, 1 al terzo, è l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della prima.